Alla sua maniera, come tante altre volte ci ha abituato in questi ultimi anni, con uno splendido assolo, Lisa Morzenti, lo scorso 1° maggio, ha conquistato il titolo lombardo delle donne allievi sul traguardo di Bolgari. Grande festa per la 15enne atleta di Pedrengo e per tutto il GSC Villongo, la sua nuova società, che insieme alla Polisportiva Bolgare organizzava l'evento. Al via si schierano 61 atlete, oltre alle lombarde c'è una buona rappresentanza di ragazze di fuori regione, con a capo la romagnola Jessica Licata, campionessa italiana in carica di categoria. In palio il 19° trofeo Domenico Brigatti alla memoria. Da percorrere 4 tornate di un circuito completamente pianeggiante, via da Bolgare, trasferimento fino a Calcinate per la partenza ufficiale e gara subito vivace con una serie di attacchi e controattacchi, ma nessuna riesce a prendere il largo. Lisa Morzenti prima entra in un gruppetto che tenta l'allungo all'inizio del terzo giro, poi promuove l'azione decisiva. Inizialmente allunga in compagnia di Alice Gasparini della Inexair, con il gruppo che non reagisce come dovrebbe. Poi, nel corso dell'ultima tornata, la Morzenti apre il turbo e si invola tutta sola verso il traguardo. A 42 secondi arriva il gruppo regolato allo sprint per il secondo posto dalla milanese Martina Alzini, terza la piemontese Fazzone, poi Bissolati, Vece, Manzoni, Barbieri e Persico. Questa la gioia della vincitrice. Sì, insomma, ci tenevo tantissimo a questa gara, oltre che era campionato regionale, lo organizzava la mia squadra e sono riuscita ad andare via prima insieme a un'altra, poi sì, sono riuscita a staccarla, arrivare da sola.